Ciao ragazzi, un saluto da Tarfone. Allora, rieccoci qua con StarCraft e continuiamo con la lettura della storia dei Terran. La Confederazione e il Nuovo Mondo. Gli abitanti di ogni pianeta lavorarono per sopravvivere in quello che si chiamavano il Nuovo Mondo, senza sapere che su altri pianeti dello stesso sistema altri terrestri erano nella stessa condizione. Essi cercarono di sfruttare al meglio le risorse a loro disposizione. Avendo perso la capacità di comunicare a distanza interplanetaria, quando smantellarono le astronavi in cerca di materiali vitali, essi vissero isolati per decenni. In questo lasso di tempo relativamente breve, i tre gruppi isolati di terrestri fondarono delle colonie molto simili tra loro sui nuovi pianeti. E prima che le tre colonie fossero riunite dalla capacità di viaggiare nello spazio, 60 anni dopo, riuscirono a far crescere e prosperare le loro comunità. Tarsonis, la colonia più grande e tecnologicamente più avanzata, sviluppò in breve tempo una nuova generazione di motori spaziali subwarp, cosa che le consentì di avviare l'esplorazione degli innumerevoli pianeti del sistema stellare circostante, fino a quando non le capitò di imbattersi negli altri sopravvissuti al lungo sonno. Una volta riunite le tre colonie, strinsero tra loro una serie di trattati commerciali e di aiuto, che le aiutarono a prosperare. Anche se Tarsonis insisteva perché Moria e Umoja si unissero a essa sotto un unico governo, le altre due colonie rifiutarono decisamente questa ipotesi. La flotta di Starsonics continuò ad esplorare il settore spaziale, che divenne noto come settore Coprulo. La fondazione di sette prospere colonie su altrettanti pianeti del settore stellare permise alla forza militare di Starsonics di raggiungere un livello assolutamente rilevante. Un nuovo governo, battezzato Confederazione Terrestre, venne fondato come organismo unificante delle varie colonie. Moria, fino ad allora in posizione privilegiata grazie all'enorme quantità di minerali di cui disponeva, iniziò a temere la Confederazione, in quanto quest'ultima avrebbe potuto porre un freno alla sua ricchezza. Per questo creò l'alleanza Kel-Moriana, un'unione delle varie compagnie minerarie che avrebbe fornito assistenza militare a qualsiasi suo aderente messo in difficoltà dalla politica della Confederazione Terrestre. La tensione andò crescendo continuamente fra questi due fronti compositi, fino a sfociare in quella che venne ricordata come la guerra delle gilde. Questa guerra durò quasi 4 anni, fino a quando la Confederazione non riuscì a stabilire un trattato di pace con l'Alleanza. Quest'ultima restò indipendente, anche se tutte le compagnie minerarie che la componevano vennero a trovarsi nella zona di influenza della Confederazione Terrestre. La colonia di Umoja, dopo aver visto la politica espansionistica e aggressiva della Confederazione, diede vita al protettorato di Umoja, creando una milizia che avrebbe dovuto tenere la colonia libera dal dominio dell'ingombrante vicino. A un'analisi a posteriore, appare chiaro come la guerra delle gilde consentì alla Confederazione Terrestre di affermarsi come potere dominante dell'intero settore spaziale. La potenza della Confederazione continuò a espandersi pianeta dopo pianeta. Il suo territorio si estendeva senza fine. Eppure, a causa della durezza e dell'ingiustizia con cui i confederati trattavano i coloni degli altri pianeti, sempre più di frequente nascevano dei gruppi armati di pirati o delle milizie di autodifesa. Uno degli esempi migliori di queste ribellioni spontanee contro la politica della Confederazione è rappresentato dalla rivolta di Coral. Bene, allora, cominciamo. Non mi ricordo se era. Questa no, Revolution. Vediamo. Ed è già come installation, quella in terza persona. Ah ragazzi, come vi ho detto su Twitch, ok, per chi c'era, per chi non c'era ve lo dico adesso, farò vari episodi da 20 minuti, per cui magari dividerò le varie puntate in più parti. Cercherò di comunque di mettervele tutte quante vicine, in questo modo potete vederlo, non dico tutto nella stessa giornata, ma comunque in pochi giorni. Headquarters has begun analysis of the disks. They expect to have them decoded shortly. I hope whatever's on those disks is worth it. Receiving incoming transmission from Arcturus Minsk. You and Captain Reyna have done well, Commander. I believe our efforts have weakened the confederation.
Confederacy's grip on the fringe worlds. But our job out here isn't done yet. Lieutenant Kerrigan, my second in command, will elaborate. I'll get straight to the point. Our sources tell us that Antigua Prime is ready to begin open revolt against the Confederacy. Unfortunately, the Confederates seem to be aware of this as well. They've stationed a large detachment of Alpha Squadron troops there under the command of General Duke. It will be your job, Commander, to free this colony and show our good intent to the Antiguan people. Lieutenant Kerrigan will help you deal with Duke's officers. The rest of the Confederates are yours to deal with. Ok, praticamente in sunto dobbiamo liberare una colonia dalle grinfie della Confederazione Terrestre. Praticamente Kerrigan gli ha detto Raynor finito di esplorare il settore e fa sei un maiale e Raynor fa ma io non ho detto niente come fa è vero era che Kerrigan è vero non l'hai detto ma l'hai pensato e Raynor gli fa già è vero sei una maledetta telepata fa va bene finiamo questa cosa e poi ne parliamo. Dai. Ok. Ok ragazzi, so che sarà un attimino lunga, ma glielo facciamo buttare giù a Kerrigan con calma, visto che comunque la signorina Kerrigan non fa pochi danni, Che fa 30 contro medium e contro large. Sti cazzi. Che non è poco, Vai, qua ci fa vedere il clock, l'abilità di Kerrigan. Da praticamente diventare invisibile. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Vediamo se c'è tiro di precisione. Ma che bello, one shottato. Ed è ricarica, cioè non consuma mana. Allora, in teoria questi bunker qua sono esatto, sono neutrali, non sono ostili. Via che quello fa male. Che poi facciamo qualche medico che vediamo di curare un po'. Dovrei imparare a giocarla su Heroes of the Storm. È una gran rottura di scatole nuova effettivamente. Ma bella pesante anche.
probabilmente in questa prima parte liberiamo a malapena l'avamposto e cominciamo a sistemarlo. Cazzo, quello grosso, Goliath. Giustamente funziona solo su un'età. Però in teoria dovrei riuscire a passarci in mezzo io. Esatto, perché non ci sono torrette sopra. Bella sta scena di intermezzo. Allora, se questo lo mettiamo in riparazione. Esatto. Allora, mettiamo dei lavoratori a raccogliere qua. I'm picking up a large Confederate strike force advancing on our position. Well, they're not wasting any time. Queste le mandiamo qua giù. Facciamo le cose per bene, ragazzi. Ti stavo aspettando. Ha intenzione di darmi ordini. SCB, good to go, sir. Allora, siccome Raynor non può fare niente a livello di aereo, ma può fare a livello, come si dice, terrestre, e non poco anche, allora Control Tower, via. Machine Shop, via. Ah, devo fare l'Accademia, è vero. Build Academy, eccola qua. È finito lì, te ne vai a raccogliermi minerali, che intanto ne faccio altri. Qua intanto mettiamo un paio di bombette giusto per evitare... per fare una piccola linea di difesa. Portiamo anche Kerrigan, che comunque fa male. Questo lo mandiamo giù qua. Allora, tre worker, qua ne facciamo altri. Bon, perfetto. Un paio di medici che ci stanno più che volentieri, in modo da curare questi. Poi non ho mai capito come facciano a prendere di mira le strutture alte, che in teoria non dovrebbero. Allora, questo lo mettiamo in riparazione e di pattuglia. Bene, altri depositi, facciamoli, semplice. Boh, qua abbiamo i medici che curano, perfetto. Ma intanto facciamolo centro di tipo scanner. Vabbè ragazzi, avendo un SCV che li ripara, cioè sono praticamente immortali sti bunker qua. Anche perché facciamo
la ricerca del proiettili ad uranio impoverito che aumenta il range di 1, se non erro. Esatto. Allora, facciamo un'altra. Poi mando un medico quassù. La marine. Medico. Medium, meccanica, sospesa eroica. Non la posso riparare. No, la posso riparare invece. Non la posso curare, ma la posso riparare. Ok. Boh. Lì al momento l'invasione è scongiurata. Allora, se non mi sbaglio, ci fanno un drop anche qua dall'alto. Tanto mettiamone uno lì. La base è sotto attacco. Sapete, un bunker lì, ragazzi, e fa strage. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, non sono riuscito a farli, che sfiga. Steampunk qua, steampunk. Steampunk qua, ragazzi, fa veramente, veramente male. Perché quei medici dietro a supporto che ti possono già curare le unità... tanta roba. C'è bisogno di me. Le Vulture non mi piacciono minimamente come unità, però boh, ci sono, ce le dobbiamo tenere, per cui allora lasciamo uno spazio giusto per poter far uscire se è necessario. Ti stavo aspettando. La base è sovvalutata. Non ci sono problemi, perfetto. Questo lo mettiamo qua in riparazione, che adesso va a ripararci Raynor. Ottimo. Questi li posso tranquillamente spostare giù. Faccio un altro paio di fucilieri. Mi servirebbe un altro qua, ma penso... beh, posso sguarnire questo bunker. Spero che ne valga la pena. Là. Ha intenzione di darmi ordini. Uno qua. Facciamo le cose per e uno qua, ragazzi. Perfetto. Allora, facciamo l'officina bellica per fare le ricerche sui potenziamenti di armi e armature. E di seconda cosa abbiamo? Dobbiamo fare un altro spazio porto, che intanto lo mettiamo qua. Poi questo gli diciamo di tornare a minare, e anche a questo, magari non lì ma qua. Allora mi dicono che c'ho un SCV. Ah ok, sì, perché vabbè, mettiamogli a fare la patrol, che così non mi dice che è senza lavoro. E come vedete, ragazzi, qua due bunker fanno molto la differenza, perché praticamente ci fanno un drop di unità qua. Però non ha attivato nessuna mina. Vabbè, che sfiga. Allora cominciamo a ricercare intanto le armi. Attacchiamoci la torre di controllo. Giacimento minerario esaurito.
Facciamone un altro che ci servirà. Sì, ci sta, perfetto. Dopo questo lo mandiamo a... lo facciamo ritornare a minare. Ok ragazzi, al momento la base è ben protetta, siamo quasi operativi, ok, per cui i primi 20 minuti sono passati di video, ci becchiamo nel prossimo episodio. A breve, ciao ciao!